La tua si colora di rosa nel giorno della festa della donna e presenta la prima macchinista abruzzese e Treneo Capitreno, un viaggio a Lanciano-Pescara su un treno lupetto dedicato a Sabina Santilli, storica attivista abruzzese per i diritti dei sordociechi. All'evento presente Marco Marsiglio, presidente della Regione Abruzzo, l'assessore Nicola Campitelli, i vertici di Tua con il presidente Gabriele De Angelis e il direttore di Visione Ferro Enrico Dolfi. E ligure Sharon Caribotto, la prima donna su 18 macchinisti. Bella, sicura di sé, alla guida di un treno. Sì, tanta emozione, è sempre bello. Come mai hai scelto questo lavoro e come si trova? Mi trovo bene, è una regione stupenda e questo lavoro, diciamo, è stato dalla nascita. Nonno mi ha regalato un trenino di legno, ho giocato con quello, poi la passione è venuta da sé. Ho iniziato a lavorare con l'esercito e l'esercito mi ha dato questa splendida opportunità di diventare macchinista e eccomi qua. Presidente Marco Marsiglio, oggi un treno particolare che ha un bel significato. Un treno in livrea rosa dedicato a Sabina Santilli, una personalità eccezionale, abruzzese, fondatrice della Lega del Filo d'Oro, dedicato alle donne. Il trasporto pubblico locale è uno di quei tetti di cristallo che devono essere ancora compiutamente sfondati. Oggi questo treno è stato guidato da una macchinista donna, la prima del centro Italia, la prima della nostra azienda che ha vinto il concorso che abbiamo recentemente bandito insieme ad altre sue colleghe. Ed era anche guidata da capotreno, donne che hanno preso servizio in questa mansione. Ancora oggi il trasporto pubblico locale è prevalentemente maschile, soprattutto nelle attività di guida dei treni, delle auto, degli autobus, alla guida dei mezzi. Siamo abituati a vedere molti uomini, se non esclusivamente uomini. Stanno aumentando le donne in un'azienda, la tua, che si vanta anche del fatto che qui non c'è disparità nella retribuzione, gli stipendi di uomini e donne a parità di mansioni e di lavoro e di competenza sono gli stessi, non c'è nessuna discriminazione né occulta né palese ed è questo, diciamo, la strada giusta per conquistare nuovi spazi e nuovi diritti e rispettare fino in fondo il ruolo delle donne nella società. Le donne rappresentano l'11% della forza lavoro di Tua. Sentiamo il presidente Gabriele De Angelis. Quindi la presenza delle donne in Tua. La presenza delle donne in Tua. Tua ha dimostrato di essere un'azienda che ha premiato la professionalità, la bravura, la tenacia, la preparazione di tante donne, perché ne abbiamo tante in tutte le divisioni. Qui in particolare sulla divisione ferro abbiamo 25 donne, mi sembra, su 114-118 persone, quindi una presenza notevole, e in un'azienda ad alto livello tecnologico questo è un segnale importante che ci gratifica molto.